quanto sporco del sangue di Silvia Gobbato è la prova regina che incastra lo studente fuori corso di Udine. Ci sono anche tracce dell'assassino Nicola Garbino, che si è ferito durante il massacro. Nei giorni dell'arrivo di 11 giganti del mare si ingrossano le fila dei contestatori. Accanto al comitato e al FAI si schiera anche Celentano. I grandi palazzi rischiano l'abbandono, il caso di Villa Margherita a Treviso. Dopo 10 anni i reparti dell'arma lasciano l'imponente edificio. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. Su uno dei guanti che i carabinieri hanno sequestrato a Nicola Garbino sono state trovate non soltanto le tracce di sangue di Silvia Gobbato, ma anche tracce del sangue dello stesso 36enne di Giuliano, feritosi leggermente. Al momento è questa la prova regina cristallizzata dal RIS di Parma, che inchioda l'uomo alle sue responsabilità. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, Garbino avrebbe compiuto l'omicidio indossando una tuta invernale sopra i vestiti e un paio di guanti di pile. Abiti che, insieme con il coltello, che ha una lama lunga 25-30 cm circa, avrebbe lasciato in una borsa di tela nei campi poco dopo aver commesso l'assassinio e aver vagato nella zona. E proprio quando stava uscendo dai campi con questo zaino è stato intercettato, visto dai carabinieri, seguito e poi fermato. Il giorno dopo la cattura del folle che ha ucciso per una manciata di soldi Silvia Gobbato sorgono i perché. La svolta nel delitto di Udine, quando tutti si attendevano che dietro ci fosse tristemente, come sempre, un amante geloso o un pretendente respinto, ha sorpreso tutti. In realtà erano soltanto i soldi che voleva l'assassino. Nicola Garbino, un fallito, nemmeno un malato di mente come si pensava inizialmente, soltanto uno studente di ingegneria fuori corso di 36 anni, quello che alcuni definiscono un bamboccione. Voleva rapire una persona qualsiasi, meglio esile, facile da controllare, con un cellulare per chiamare i parenti e chiedere riscatto. Un sequestro lampo. Voleva i soldi che non ha mai guadagnato. Ma qualcosa è andato storto. Silvia si è difesa ed è scattata la follia, forse latente da tempo, una coltellata liberatoria e poi tutti gli altri fendenti. Impossibile, non può essere lui. I suoi concittadini di Giuliano, dove vive con i genitori e il fratello dirigente della Despar, non ci possono credere. Era così buono, hanno detto, una tranquillità apparente. E intanto è morta per l'ennesima volta una donna, una tragedia che alimenta di nuovo la scia di sangue dei femminicidi, un fenomeno al quale il Veneto e il Friuli hanno dato un forte tributo e che, nonostante l'indignazione dell'opinione pubblica, in queste ore il popolo del web si è scatenato, non si arresta. Sparabolle infette le hanno scoperte i carabinieri del NAS di Treviso in azione presso un deposito doganale privato del veneziano. Sono state sequestrate 31.000 spade sparabolle di sapone risultate alle analisi microbiologiche eseguite dall'Istituto Superiore della Sanità, contaminate dal batterio Pseudomonas aeruginosa. È un microorganismo responsabile di infezioni in considerazione del contatto con bocca, mani e occhi durante il gioco. Nell'ambito dei primi accertamenti, i militari del nucleo, unitamente al personale dell'ufficio dogane di Venezia, avevano sottoposto al vincolo cautelativo l'intera partita di giocattoli proveniente dalla Cina ed importata da una ditta padovana, procedendo al prelievo di campioni per la verifica dei valori microbiologici del liquido in esso contenuti. Il valore della merce sequestrata ammonta a 12.000 euro, mentre il legale rappresentante della ditta è stato segnalato all'autorità giudiziaria. E cambiamo argomento, parliamo di navi. Cresce la tensione in laguna in attesa del giorno da primato per il porto. Sono attese ben 11 grandi navi, due sotto le 40.000 tonnellate. Per l'occasione Celentano si è schierato assieme al FAI con il comitato No Grandi Navi contro Venezia Terminal Passeggeri e l'autorità portuale, che invece difendono proprio il transito delle navi lungo il canale della Giudecca. Si profila un altro fine settimana rovente per le navi da crociera a Venezia. Ben 11 sono i giganti che arriveranno in città per Venezia Terminal Passeggeri, 13 per il comitato No Grandi Navi. È comunque un primato per il porto, nonostante il battibecco sui numeri, e alla sua vigilia Celentano ha dato fuoco alla miccia e ha acquistato una pagina sul Corriere della Sera per affermare che il 21 settembre, un giorno storico per la città, è anche il giorno in cui Venezia celebra l'eterno funerale delle bellezze del mondo. L'iniziativa
L'iniziativa del moleggiato segue di un giorno l'appello del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, ai ministri: fermate questo cinico abuso, ha scritto a Roma la presidente regionale del FAI, e il comitato No Grandi Navi ha annunciato per domani pomeriggio un presidio e un volantinaggio lungo le zattere con musica e slogan. Ad attendere i passeggeri dei giganti del mare ci sarà dunque un clima teso, ampiamente annunciato dagli allarmi dei media nazionali e internazionali. Questi sono i giorni in cui il mondo ha assistito all'impresa titanica con cui è stata raddrizzata la Costa Concordia. Immagini spettacolari di forte impatto che aiutano i veneziani contrari alle grandi navi in laguna. In ballo c'è anche la lotta per la riduzione dell'inquinamento, sia quello elettromagnetico e da fumi. Un'atmosfera pesante, quella che si vive a Venezia, è destinata a durare, dato che dopo la decisione che dovrebbe essere presa a Roma in ottobre, si dovranno attendere almeno un paio d'anni per vedere una soluzione. E arrivano le prime novità concrete sul fronte della CTV lungo il Canal Grande per le misure di sicurezza che dovevano essere prese ancora da quando era accaduto l'incidente mortale. Aumentano gli approdi. Arriva il piano risolutivo per il problema Canal Grande, imbarcaderi che raddoppiano, posti barca revocati a Rialto, circa 100, e pontili interi da smantellare. Un piano rivoluzionario per l'assessore alla mobilità Ugo Bergamo, che in 26 punti intende dare una risposta a quello che è un problema che ha accompagnato turisti e veneziani in una escalation per tutta l'estate. Un incontro con i tecnici, il confronto con la categoria dei motoscafisti ed il piano è presto fatto. A partire dai pontili ACTV che in Canal Grande raddoppieranno, in particolare quelli a Rialto, la parte più caotica di Venezia per il numero di gondole, taxi e vaporetti. Opzioni che saranno comunque al vaglio del sindaco in queste ore e che dovrebbero garantire un maggior scorrimento del traffico. 100 le concessioni per i posti barca revocate, inoltre in Riva del Vin, oramai nota per gli incidenti. Questo per consentire il passaggio, ma il vero problema non sono né il carico scarico merci, che dovranno concludersi entro le 10:30 di ogni mattina, né i nuovi pontili che agevoleranno gli utenti, né la risistemazione degli ormeggi delle gondole. I nodi al pettine arrivano per i taxi e i noleggi che l'assessore vorrebbe eliminare in Canal Grande, fatta eccezione per i taxi in turno. Non mancheranno le proteste, visto che motoscafisti non potranno accompagnare i turisti agli alberghi in certe fasce orarie. Una serie di provvedimenti dunque che riguarderanno ogni categoria, dai gondolieri ai taxisti, con controlli di alcol e droga non ancora obbligatori, ma che in caso di rifiuto possono portare alla sospensione della licenza da parte del comune, dice Bergamo. E chissà che le acque in Canal Grande tornino a calmarsi. E intanto la CTV tratta con il comitato degli utenti che online hanno lanciato l'idea, la proposta dello sciopero dell'abbonamento contro i tagli delle corse nella provincia di Venezia. E Luca Scalabrini, il presidente della CTV, è venuto qui negli studi di Televenezia per parlare di un incontro che ha avuto proprio con i contestatori. Ed eccoci che è tornato a trovarci il presidente della CTV Luca Scalabrin, e questa volta per parlare della protesta che sta nascendo, sta montando su Facebook, lo sciopero dell'abbonamento. Cerchiamo di capire bene che tipo di sviluppi e di effetti potrebbe avere questa protesta. Sì, molto semplicemente in rete ci sono una serie di persone che in maniera anche corretta stanno protestando perché trovano i servizi della CTV non sempre confacenti con un servizio pubblico efficace ed efficiente, in particolar modo per i ritardi che spesso affliggono in questo periodo le corse della CTV, anche per la trattativa sindacale che stiamo portando avanti, che poi complica un po' il percorso. Chiaramente io ho incontrato queste persone, so che si sono incontrate anche con l'assessore Bergamo, e abbiamo discusso. I ragazzi sono dei ragazzi che hanno la voglia di costruire qualcosa, e vedo dalle loro informative che fanno su Facebook come amministratori che non guardano i fake, non guardano le polemiche, ma vogliono andare alla sostanza, e che è la strada giusta, perché chiaramente voi sapete che non pagare l'abbonamento, se poi uno viene preso da un verificatore, poi alla sanzione. Quindi non è legale non pagare l'abbonamento. Io dico, la protesta la capisco, non è che la condivido, ma capisco i problemi, cerchiamo di risolverli insieme. Si risolvono i problemi parlando, discutendo e trovando le soluzioni.
Ecco. E comunque loro hanno già il modo di contattarvi, quindi... Certamente sì, conoscono anche il mio cellulare personale, alcune persone, e in ogni caso erano anche in quarta commissione consigliare a Venezia proprio ieri, l'altro giorno, e abbiamo discusso su come poi portare avanti questa cosa. Non ci deve essere una diatriba poi fra utenti, personale della CTV, dirigenza, ci deve essere una commistione di persone che lavorano per il bene comune. Quindi un invito al dialogo, insomma. Sicuramente sì. E come sta andando la costruzione del tram, della monorotaia? Sul tram io sono proprio contento, nel senso che ieri ho visto proprio una scena molto bella a Favaro dove c'erano delle persone handicappate con la carrozzina, due ragazzi che montavano da soli. È stata, dire, come l'accessibilità e la fruibilità del servizio pubblico. Siamo andati anche a Marghera trainati per vedere le linee, si stanno mettendo i pali sia nell'area veneziana, verso Venezia, verso San Basilio e Piazzale Roma e verso Marghera. Marghera sicuramente potremo andare in preesercizio verso fine anno, vediamo se per Natale riusciamo già, Ministero permettendo, fare un regalo agli abitanti di Marghera. Non penso come attività diretta, ma sicuramente come attività indiretta si potrà gestire, mentre per Venezia dovremo arrivare intorno all'Expo per poi vedere qualcosa all'interno. Cosa importante, il tram cambierà completamente anche le linee di navigazione, perché arrivando a San Basilio dovremo ristudiare, ma questo è un'operazione che deve fare il Comune, tutta quanta la navigazione in generale. E comunque verrà in là, insomma. Verrà in là, certo. Però c'è un lavoro in progress, è importante, insomma, certo. L'attività continua e spero che il tram poi migliori il servizio. Va bene, intanto aspettiamo questo regalo sotto l'albero di Natale. Per Marghera. Ok, grazie. Grazie Luca a voi, gentilissimi. E ora una storia di mala burocrazia che ci ha segnalato l'associazione consumatori Adico. Un cambio di contatore è costato ad una famiglia di Mirano 6 anni di battaglie contro Enel Energia e ancora non è riuscita a ottenere giustizia. Per un addebito di ben 20.000 euro assolutamente ingiustificato. Il tutto è iniziato il 15 maggio del 2007, quando è stato sostituito il contatore. All'ultima lettura, risalente al 10 aprile del 2007, il vecchio contatore segnava quasi 60.000 metri cubi. 35 giorni dopo, al momento della sostituzione, l'apparecchio era a quota quasi 90.000, quindi ben 30.000 metri cubi di differenza di gas, e quindi la bolletta, il conguaglio era pari a ben 20.000 euro e si trattava di una famiglia con sole 3 persone, quindi il titolare Franco Del Corso ha iniziato una battaglia contro la società dell'Enel Energia, che però non è ancora riuscito a spuntare. E ora qualche secondo di pubblicità, state con noi. Da Alia Liper, freschi in sottocosto. Più convinta. Immagina frutta e verdura freschissima, formaggi, salumi, carne, tutti in sottocosto. Ma dove vai? A fare la spesa! Nei supermercati Ali e centri Aliper, fino al 2 ottobre, freschi in sottocosto. Alia Liper, migliora la vita. E ora uno sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalle province di Padova, Venezia e Treviso. In primo piano una pratica ormai in via di estinzione, quella delle mance, poi una piccola invenzione destinata a migliorare le condizioni igieniche di chi fa la spesa. È tutto a cura di Margherita Beato. Uno degli oggetti più sporchi è il carrello della spesa. Il manico viene toccato da tutti e mai pulito. Per questo è nato il Salvamani, inventato da un rappresentante di Mira e brevettato alla Camera di Commercio. Oltretutto la copertura in nylon, che protegge dai batteri, può essere usata anche come veicolo pubblicitario. Per San Donà sarà l'anno della Maramacoea, misteriosa creatura che prende forma dalla fiumana di gente. L'ha annunciato il sindaco Andrea Cereser, anticipando le novità della Sagra del Rosario dal 4 al 7 ottobre prossimi. Ci sarà un nuovo menù della festa e un concorso per il gelato della fiera a base di fichi, noci e mandorle. Meno polvere bianca, più vino. La crisi si fa sentire anche in materia di dipendenze, come riferiscono i responsabili del CERT di Treviso. Calano i consumi di eroina e cocaina, aumentano quelli di alcolici e cannabinoidi, specie tra ragazzi e donne.
Altro dato preoccupante, la crescita esponenziale di giocatori d'azzardo patologici. Neri Marco Re è a Treviso per girare Leoni, opera prima di Pietro Parolin. L'attore marchigiano interpreta Gualtiero Cecchin, stereotipo dell'imprenditore veneto di successo con soldi, moglie e amanti, costretto a reinventarsi dopo aver perso tutto. Le riprese si svolgono tra Padova e Treviso, accanto a Marco Re anche Piera degli Esposti. Tensione fra l'amministrazione comunale di Este e gli esercizi pubblici. In un locale del centro, una serata musicale è stata cancellata ancora prima di iniziare, dando così ragione alle proteste dei residenti, già altre volte infastiditi dai volumi troppo alti. Amareggiati gli organizzatori che lamentano un danno soprattutto d'immagine. La crisi fa sparire le mance. Per camerieri e baristi padovani, questa comoda entrata supplementare è ormai un lontano ricordo. Da 2 anni a questa parte, ormai neanche un centesimo di mancia. Si salvano solo i ristoranti più cari, dove vanno a mangiare gli stranieri danarosi. In testa a tutti i russi, lasciano anche dai 10 ai 20 euro di mancia. E andiamo a Treviso, dove nonostante in molti si siano opposti alla fine, i carabinieri lasceranno Villa Margherita. Per oltre 10 anni è stata quartier generale della divisione Unità Mobili. Prima di fare le valigie, i militari dell'arma hanno salutato la città in forma ufficiale e a fare da cronista per noi c'era un inviato davvero speciale, il generale dei carabinieri Edoardo Sivori, ora in pensione. Siamo in Villa Margherita. Villa Margherita che è ancora per pochi giorni la sede della divisione Unità Mobili Carabinieri. È un reparto in cui io sono stato e a cui mi lega un grande affetto. Mi dispiace che vada via, ma saluteremo il comandante della divisione, il generale Coppola, che lascerà alla fine del mese. E se riusciamo saluteremo anche il nuovo comandante provinciale di Treviso per sapere da lui che cosa vuol fare per rendere più sicura e sempre più vivibile questa meravigliosa città di Treviso. La divisione si trasferisce e questa è una decisione presa in funzione di tutta una serie di considerazioni che sono di carattere economico ma sono anche di carattere di ordinativo. Dobbiamo un po' ristrutturare la catena di comando e controllo di alcuni reparti, quindi la divisione va a Roma, lasciando però qui in provincia di Treviso gran parte del personale che ne faceva parte, che quindi va a rinforzare le capacità operative dei reparti territoriali. Lasciamo questa città, per quanto mi riguarda dopo 2 anni, la divisione è stata a Treviso 10 anni, sono stati anni belli ma anche purtroppo segnati da qualche momento di minore serenità. Il comando si sposta ma il cuore rimane fortemente legato a questa terra. Sono molto contento di essere venuto a Treviso perché Treviso, anche se non la conoscevo diciamo bene, però mi ha fatto subito una bella impressione, una cittadina molto accogliente, molto funzionale e io sono veramente dell'idea che si potrà lavorare bene, si potrà lavorare bene. E continuiamo con la nostra rassegna dedicata al proloco del Milanese sbarcati a Mestre in cerca di nuova visibilità. Sentiamo che cosa propongono. Ieri abbiamo mandato in onda una prima parte, sentiamo in questa seconda puntata cosa dicono. Abbiamo una piccola festa tradizionale a San Leonardo che è la chiesetta di Orgnano in ottobre per la tradizionale festa della castagna. C'è anche una gara podistica ben nota, ben conosciuta agli amanti della disciplina e poi ci concentriamo su Natale. Quest'anno vogliamo fare un Natale indimenticabile a Spinelli. Tutte unite in consorzio, ma un po' di sana competizione non guasta. A Mestre ogni proloco ha dato il meglio di sé, l'importante è muovere le persone. A Martellau ci sono 4 mulini del 600 e del 500 che molta gente ancora non conosce. Il nostro scopo è quello di far conoscere il territorio. Noi abbiamo circa 4 mesi all'anno di manifestazioni in tutto il territorio comunale. Siamo la proloco probabilmente in provincia di Venezia più viva e più attiva in questo. Io sono convinto di una cosa, che siamo come proloco del decumano tra le più attive che ci sono in giro, perché se consideriamo che un oale in fiore muove circa 60.000 presenze come quest'anno,
ora lo zoom del Gazzettino. Sono andata nel pomeriggio negli studi di Radio Venezia e con Marco Bampa abbiamo cercato di analizzare le notizie della settimana. Siamo negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Marco Bampa, vice caposervizio del Gazzettino di Venezia. Allora, lo zoom della settimana. Beh, ovviamente la notizia che, di cui si parla anche oggi, ma insomma che si è parlato in questi giorni, è il delitto di Udine, che riguarda anche purtroppo il veneziano, perché Silvia Gobbato, la donna che è stata uccisa, la ragazza che è stata uccisa, era di San Michele al Tagliamento. Sì, una circostanza assolutamente tragica, insomma, come abbiamo avuto modo di raccontare, che raccontiamo anche sul nostro giornale, una tragica fatalità, perché Silvia si è trovata momentaneamente da sola in questo percorso che stava facendo, appunto, di corsa, momentaneamente da sola perché il suo collega di lavoro era andato un po' più avanti, correndo un po' più veloce, insomma gli ha detto: beh, mi allungo un po', ti aspetto qui avanti. E purtroppo questo lasciarla sola si è rivelato per lei fatale, aggredita da questo giovane, ricordiamo che è uno studente fuori corso, disoccupato, che vive ancora a casa con i genitori, un 36enne. Che non aveva problemi di salute, come si era detto fino a ieri sera. No, non comunque conclamati, insomma, ecco, viene descritto come un ragazzo molto schivo, taciturno, molto molto riservato, questa è meno la descrizione che ne fanno i vicini di casa, che però mai aveva dato a pensare a atti di violenza, insomma, o che fosse così pericoloso in qualche maniera per le persone, come tragicamente si è rivelato essere. Un folle, e ora le perizie dovranno, sarà il momento degli psicologi, dei sociologi, no? Delle perizie per capire, perché è strano che pur non essendo in cura in varie strutture non fosse sfuggito che ci fosse una persona così con questa follia latente. Sì, lì bisogna capire il percorso che può aver fatto, insomma, all'interno della famiglia. Adesso credo che, appunto, come dicevi tu, entreranno in campo anche delle perizie per capire se questo giovane è in grado o no di intendere e di volere. Insomma, dal suo comportamento, insomma, credo che ci sia un deficit comportamentale abbastanza chiaro, abbastanza palese, insomma. E comunque quello che colpisce è che si tratta dell'ennesimo femminicidio, sia che si muoia per mano del proprio compagno ferito o respinto, sia che si muoia per mano di qualcuno che ti vuole così semplicemente rapinare o sequestrare. Le donne subiscono perché sono più deboli fisicamente, c'è poco da fare. Sì, purtroppo è un segno del nostro tempo, no? Questa volontà di sopraffazione che ancora purtroppo alberga in alcuni uomini. Adesso c'è un particolare molto significativo: lui stesso ha ammesso che cercava una donna, insomma, piuttosto piccola, minuta, proprio per poterla sopraffare, no? Quindi questo è l'istinto che, ahimè, insomma, è esploso in questa maniera così bestiale. Senti, altro argomento, due sparatorie, una a Venezia e una a Mestre. Quella di Venezia, insomma, era un alcolizzato di fatto, così, un balordo. A Mestre invece sparatoria tra bande è più pericoloso, vuol dire che non finirà così, no? Sì, quello che dicevi tu, quello di Venezia è un episodio ormai già circoscritto, insomma, questo ubriaco che ha pensato di vendicarsi, insomma, per uno spritz fatto di pagare in più. Mentre l'episodio di Mestre, sì, è una spia di qualcosa, di un malessere che si sta vivendo purtroppo nel mondo dello spaccio, che sappiamo è stato rivoluzionato dopo che è stata ripulita via Piave, c'è stata una ricollocazione dei pusher in altre zone della città. Dopo l'arresto di Checheppan. Successivo all'arresto di Checheppan, e che ha visto esplodere questa violenza, insomma, a cui non eravamo ovviamente abituati, quindi si tratta proprio di una vera lotta tra tunisini e moldavi, insomma, per il controllo del territorio, che purtroppo non possiamo al momento prevedere quali sviluppi abbia. E c'è preoccupazione ovviamente da parte delle forze dell'ordine, al punto che il prefetto ha convocato per la prossima settimana un comitato per l'ordine e la sicurezza proprio per discutere di questi problemi. Certo. Anche perché hanno alzato il tiro, perché finora volavano fendenti, coltelli, invece ora si usano le armi da fuoco, no? Senti, l'ultima notizia, riparte finalmente il tram? Sì, ha superato gli esami di settembre il tram, è stato rimandato, no scherzo, è fermo dal 1° luglio, ricordiamo, per il rifacimento di Piazzale Cialdini, che sarà la stazione di interscambio delle due linee del tram, quella che porta da Favaro verso Venezia e da Marghera verso Venezia. Tutto è andato bene, hanno dato l'ok ai tecnici, quindi diciamo che da domani, insomma, i mestrini potranno finalmente riappropriarsi di questo mezzo di trasporto che ha trovato molto molto gradimento da parte degli utenti, insomma. Bene, grazie Marco Bampa per questo esordio dopo la pausa estiva. Ci rivediamo con lo zoom del Gazzettino venerdì prossimo. Ciao Maria Stella, un saluto a tutti.
E ora vediamo cosa ci riserva il meteo nel prossimo fine settimana. Sabato 21 settembre, qualche innocua nube al mattino, poi sereno e soleggiato, temperature notturne in discesa, diurne in rialzo, mare quasi calmo. Domenica 22 settembre, possibile peggioramento con cielo coperto al mattino ma non piove, poi nubi sparse, valori termici in diminuzione, compresi fra i 17 e i 20 gradi. Lunedì 23 settembre, qualche nube al primo mattino, poi sereno e soleggiato, massime in risalita, intorno ai 24 gradi. La marea di sabato 21 settembre è normale, la massima alle 12.20 70 cm, la minima alle 18.30 meno 10 cm. Bene, siamo al termine di questa edizione, grazie per averci seguito, per averci scelti. Buon proseguimento, buona serata e buon fine settimana.